Ciao a tutti, un saluto dal vecchio bastardo, ben ritrovati al secondo video dedicato al Total War Saga Troia, alla fazione di Ippolita, al video in cui andremo ad approfondire le unità a disposizione della Regina delle Amazzoni. Come sempre vi ricordo la cricca del sottosuolo, progetto che raggruppa tutti i canali che vedete qui descritti, rappresentati qui sotto in descrizione. Trovate i link per ciascuno dei canali che ne fanno parte. Seguite e iscrivetevi anche agli altri. Grazie. Allora, dicevamo, Ippolita, la regina delle Amazzoni. Andiamo a iniziare un po' l'analisi delle unità dedicate alla regina delle Amazzoni. The Ampere thermal architecture is the first ever flow through design. Non è questo quello che volevo, regia. Lorenzo è sempre lui che dobbiamo un po' andare a chiacchierarci con il satrapo di periferia e del suo lavoro di regia. Vabbè, inconvenienti. Allora, iniziamo da Ippolita. Ippolita, eroe epico, danno perforante buono, eccellente la precisione, portata arma a distanza ottima, tiratore scelto, quindi le sue frecce ignorano la possibilità che lo scudo blocchi il tiro. Interessante meccanica. Non una grande armatura, solo 50, quindi si nota proprio che Ippolita è un tiratore, non è fatto per combattere molto in corpo a corpo. Buono il morale, buona la velocità, l'attacco e la difesa corpo a corpo comunque hanno dei buoni valori, 45 e 46, anche il danno standard comunque per un eroe, 1050. Un bonus contro eroi, 280 di standard, ben 140 penetranti, bonus contro eroi di 15, intervallo d'attacco di 4 secondi. Vi ricordo che i valori di danni che vedete qui sopra in questa schermata sono calcolati sui 10 secondi, quindi dovete fare sempre il rapporto tra l'intervallo d'attacco e il danno visualizzato sui 10 secondi. Bonus di carica praticamente inesistente, solo 15,60, le munizioni con un'ottima portata di 180, il danno da proiettile di ben 682, 190 di standard, ben 120 penetranti, calcolato su un tempo di caricamento di 4 secondi e mezzo, che è un valore ottimo. Un eroe quindi da usare molto dalla distanza, magari se andrete poi corpo a corpo contro eroi avversari, secondo me sarebbe bene il caso di averlo un po' fiaccato, indebolito prima. Come abilità è assediante, quindi potete rinunciare a costruire macchine assedio per attaccare una città, si può nascondere nella foresta, è un tiratore scelto come dicevamo. La solita aristia, non ve la sto a ripetere, tanto l'abbiamo vista per tutti quanti. Tregua, per 30 secondi incide sugli alleati e sui nemici delle vicinanze, più 30 secondi. Più 30% alla difesa corpo a corpo per gli alleati, meno 50% all'attacco corpo a corpo per gli avversari. Buona, molto buona. Togliere la metà dell'attacco corpo a corpo agli avversari e contemporaneamente rafforzare di un 30% la difesa corpo a corpo dei propri non è assolutamente male. Voli di Artemide per 45 secondi su se stesso, più 50% danno da proiettili, più 25% di velocità. Lo potevo più capire se questo tipo di eroe poteva tirare in movimento più di quanto magari può fare, perché col bonus velocità si avvicina di più al bersaglio e il 50% in più di danno da proiettili, quindi un 341 in più è direi tanta roba. Fulmine di Ares per 45 secondi sui nemici in un raggio di 50 metri, meno 30% di difesa corpo a corpo, meno 20% di armatura. Se vi trovate costretti in un corpo a corpo ci sta a utilizzarla, diciamo che essendo un dato percentuale non è che poi soprattutto l'armatura l'andate a abbassare così tanto, nel caso per esempio di Ippolita
il 20% su 50 sarebbe un meno 10. Non tantissimo. Mira di Apollo su un nemico che non è, se non siete a cavallo, entro 250 metri, taglia un potente colpo forte contro gli obiettivi singoli, danno aumentato. Quindi taggate, colpite eroi nemici. Concentrazione mortale per 20 secondi sugli alleati entro 100 metri, più 10 di precisione, più 15 al morale. Ma non capisco bene il morale, sinceramente. È chiaramente da usare verso i tiratori alleati, che stando un po' nelle retrovie, tutto un malus al morale lo troverei poco. Magari ci vedevo meglio precisione e aumentare la velocità di caricamento. Passiamo agli altri eroi. L'eroina devastatrice è esperto nel disgregare le formazioni nemiche, ad esempio quando effettuano una carica, ed è provvisto di scudo. Un'armatura buona ma non buonissima per gli eroi di 55, con uno scudo che blocca comunque il 65% del fuoco frontale. Ve lo ripeto sempre, scusate se lo ripeto anche questa volta, ma è una cosa importante: lo scudo blocca il tiro frontale, non lateralmente o alle spalle, ricordatevelo sempre. Buono il morale di 75, solita velocità di 45, buono sia l'attacco che la difesa corpo a corpo 60 e 50, il danno di ben 1343 con bonus contro eroi, 310 lo standard, 160 penetranti, bonus contro gli eroi di 20, ottimo l'intervallo di attacco di 3 secondi e mezzo. Buono anche il bonus di carica di 45, le abilità è assediante, si può nascondere in foresta, la solita ristia, sacrificio di sangue per 60 secondi sugli alleati in un'area di 40 metri, maggiore rabbia ottenuta quando attivato, fornisce rabbia quando attivato, in più più 20 al morale, più 60% di danni causati alle armi. Ottimo, buono. Utilizzato per unità che sono in combattimento corpo a corpo, il più 20 al morale serve tanto, e il più 60% di danni causati dalle armi è veramente tanto. Terrorizzare per 25 secondi su un nemico distante al massimo 40 metri, ma non su un eroe, meno 30 al morale. Ma sì, meno 30 al morale è tanto, però su un singolo nemico, sì, magari su un, non so, ciclope, un'unità del genere o una fanteria molto forte che dovete per forza buttare giù, può aiutare, però vabbè. Rabbia di Ares per 60 secondi su se stesso, più 100% di danni causati dalle armi in corpo a corpo. Bene, diventate irriducibili, furia cieca, incute timore. Come furia cieca attaccate tutti i nemici che avete vicini in battaglia, incute paura, riduce il morale dei nemici nei paraggi. Sì, è molto buono anche il discorso del 100% in più di danni causati dalle armi. Magari siete proprio in un duello con un eroe avversario, può essere utile in tal senso. Combattente sgominatrice. Combattente con poche capacità difensive, ma dal potenziale offensivo è assai elevato, con scudo. L'armatura sale un po', si passa a 60, quindi molto buona, con lo scudo che blocca bene il 75% del tiro frontale. Solito morale, solita velocità. Rimangono buoni, molto buono, l'attacco corpo a corpo e la difesa 60 e 50. Il danno, come vedete, è lo stesso di prima, 1343. Non perdiamoci tempo, vi lascio qui la schermata, ma come potete vedere anche i danni singoli sono gli stessi. Buono il bonus di carica di 45. È assediante, si può nascondere in foresta, la solita aristia, fida divina per 90 secondi su un nemico che se non siete a cavalli, anche l'eroe nemico non è a cavallo, bersaglio e tiratore sono costretti a combattersi per 90 secondi in sfida diretta. Canto di battaglia, 20 secondi su se stessi, più 20% di bonus alla carica, che è già su un buon bonus di carica, fa il suo, più 15% alla velocità di carica, meno 1 all'intervallo d'attacco, molto buono anche questo, meno 15% però di difesa corpo a corpo.
spartiacque per 25 secondi su se stesso, più 20 all'attacco corpo a corpo, più 35% di danni penetranti. Quindi questo qui magari lo usate mentre siete in sfida, è decisamente utile. Come ho detto in altri video, questa parte qui è la parte un pochino più noiosa se volete di Total War, andare a vedere, a controllare le statistiche delle unità, ma vi serve per ottimizzarla al meglio, per usarle al meglio, soprattutto se siete già, magari già ne sapete un po', ma se volete approcciarvi al multiplayer delle battaglie, solo per le battaglie, al multiplayer e al multiplayer competitivo, è una funzione, e questa di studiarvi l'unità, che può tornarvi veramente utile. In tal senso vi ricordo, se siete già giocatori di multiplayer competitivo o volete approcciarvi a questo, vi ricordo gli amici di Warhammer Italia, che saluto anche questa volta. Combattente campionessa, campione, guerriero versatile con un ottimo rapporto tra abilità offensive e difensive, rimane un'armatura di 55 con scudo che blocca anche in questo caso ben il 75% del tiro. Morale e velocità non cambiano, anche l'attacco e la difesa corpo a corpo rimangono gli stessi, anche il danno non cambia, sempre bonus contro eroi, sempre con le solite statistiche, solito buono bonus di carica, le abilità assediante, nascondersi nella foresta, ristia, egida di Zeus per 45 secondi su se stesso, più 20% alla resistenza alle armi da tiro, buono se vi state avvicinando al vostro obiettivo da attaccare e siete soggetti al tiro degli avversari. Spartiacque, 25 secondi su se stesso, più 20 all'attacco corpo a corpo o più 20% di danni penetranti. Quindi se affrontate un'unità particolarmente forte o un eroe nemico, attivatela se l'avete a disposizione. Arciera schermagliatrice, ingannatore, esperto nell'attaccare i nemici dalla distanza per poi sfuggire alla rappresaglia grazie alla loro mobilità. Danno perforante buono, portata armi a distanza ottima, tiratore scelto, quindi anche questo ignora la penalità dello scudo. L'armatura si scende, ma del resto è un tiratore, 40 è privo di scudo, si scende un po' col morale, sì, si scende soltanto un 56, la velocità rimane comunque di 45, non male comunque il corpo a corpo, 46 all'attacco è buona, soprattutto buona la difesa in corpo a corpo di 52, nel corpo a corpo il danno è di 1050 con bonus contro eroi, 280 i danni standard, 140 penetranti, 15 il bonus contro eroi, intervallo d'attacco 4 secondi, il bonus di carica è pressoché inesistente, solo 15, 60 le munizioni con portata di 180, il danno da proiettile è 682, equivalente a quello di Ippolito, con 190 danni standard, 120 i penetranti, intervallo tempo di caricamento 4 secondi e mezzo. Le abilità assediante, strano, se ricordo bene gli altri eroi delle fazioni come ingannatrici non avevano questa possibilità, fatemi un attimo controllare. No, ricordavo male io, è assediante anche questo, forse l'hanno introdotto con la patch e non mi ricordavo proprio di questa cosa. Vabbè, si può nascondere nella foresta, tiratore scelto come abbiamo visto, la solita aristia, inganna Ade per 30 secondi su se stesso se non siete a cavallo, più 35% di velocità e di resistenza ai danni, più 30 nella difesa corpo a corpo. Beh, ricordatevi che è un tiratore e non aggiungo altro. Colpo triplo su un nemico distante al massimo 150 metri se non siete a cavallo, fa piovere una raffica di frecce in un'area, raffica 60 secondi su se stesso se non siete a cavallo, più 30% di danno da proiettili, più 30% di velocità, più 30% di resistenza alle armi da tiro e alla difesa corpo a corpo, e spara in movimento, quindi è diventato un tiratore mobile, molto utile, molto buona. Non capisco tanto la difesa corpo a corpo così tanto aumentata, visto che per usare questa non dovreste essere impegnati in un corpo a corpo. Vabbè, passiamo all'arciera schermagliatrice,
specializzato in attacchi a distanza che gli permettono di evitare il confronto diretto e particolarmente vulnerabili nei combattimenti corpo a corpo. Rimane l'armatura di 40, come potete vedere le statistiche rispetto alla schermagliatrice, scusatemi, all'ingannatrice, meglio direi, non cambiano, per cui passiamo velocemente alle abilità. Scusate, guardavo il danno da proiettili, mi sembrava qualcosa meno, ma invece è uguale. Assediante, nascondersi in foresta, tiratore scelto, quindi ignora le penalità e possibilità di blocco dello scudo. Aristia, mira ispirata su se stessi, vi costa 6 punti in rabbia al secondo, più 40% al danno da proiettili penetranti e al danno da proiettili standard. Siete un tiratore eccezionale, abilità che ci sta tutta. Pioggia di Apollo, per 30 secondi su se stesso incide sugli alleati nelle vicinanze in un raggio di 40 metri, meno 30% all'abilità di ricarica, più 100% di precisione, quindi abilità ottima da utilizzarsi mentre avete vicino altre unità tiratori. Concentrazione mortale, per 20 secondi su un alleato al massimo lontano 100 metri, più 10 di precisione, più 15 al morale. Buona ma non buonissima, non capisco tanto bene il perché del morale su un tiratore, e però incide su un'unica unità. Non un'abilità secondo me veramente importante. Passiamo al guerrafondaio, condottiera guerrafondaia con abilità incentrate sull'aggressione, quindi opzioni difensive limitate. Si risale un po' come armatura, ma un'armatura anche in questo caso non eccezionale, di 55, con uno scudo che blocca il 55% del tiro. Buono il morale 65, la solita velocità di 45. Beh, per avere quello che abbiamo letto, un attacco corpo a corpo di 48 è sì buono, ma niente d'eccezionale, e si sconta il discorso in difesa, solo 38. Il danno è di 1072 con bonus contro eroi, danni standard 300, penetranti 150, tale il bonus contro l'eroe di 20, in un intervallo d'attacco di 4 secondi e 2, solito buono il bonus di carica di 45. È assediante, si può nascondere nella foresta. Aristia, provocazione, per 80 secondi su un nemico distante al massimo 30 metri, scusatemi, gli date il tratto furia cieca e quindi diventa incontrollabile e attacca i nemici a lui vicino senza poter decidere quale. Fulmine di Ares, per 45 secondi intorno a sé in un'area di 50 metri agli avversari andate a dare un meno 30% di difesa corpo a corpo, un meno 20% di armatura. Sì, buona. L'area d'effetto di 50 metri su una zona di mischia, però sono dati in percentuali. Abbraccio di Ares, per 20 secondi su se stesso, incide sugli alleati nelle vicinanze di 50 metri, più 15% di danni causati dalle armi, più 30% di parare i proiettili con lo scudo. Ci sta, siate in mischia, però i danni causati dalle armi è soltanto un 15% in più. Condottiera Mentore è maggiormente utile sulla mappa della campagna, avendo diverse abilità che supportano l'attività delle truppe su di essa invece che sul campo di battaglia. Armatura solo 50, si scende ancora con lo scudo che blocca il 55% del tiro, il resto come potete vedere non cambia, quindi non stiamo a perderci tempo. Assediante, si può nascondere la foresta. Aristia, tregua, per 30 secondi sugli alleati e sui nemici distanti al massimo 200 metri in un'area d'effetto di 60 metri, dà ai vostri alle vostre truppe un 30% in più di difesa corpo a corpo, un meno 50% invece di attacco corpo a corpo per le unità avversarie. L'abbiamo già vista, buona, una buona abilità. Fogli l'attimo, per 40 secondi su un nemico distante al massimo 60 metri, meno 50% di difesa corpo a corpo, meno 25% di danni causati dalle armi. Buona. Buona abilità, chiaramente da usare su
un'unità specifica, un'unità forte, un eroe o un'unità particolarmente forte, togliergli un quarto dei danni causati dalle armi non è poco, ma ancora di più togliergli la metà della difesa corpo a corpo. Questa è una buona abilità. Grido di incoraggiamento per 45 secondi su se stesso e sugli alleati in un'area d'effetto di 60 metri, più 25 al morale, più 10% nella difesa corpo a corpo. Ci sta, il bonus al morale di più 25 ha senso, buono, è alto, ma la difesa corpo a corpo è solo un misero più 10. Condottiera comandante, specializzato nel supporto degli alleati, conferendogli dei bonus in battaglia. L'armatura, se rimane a un 50, con scudo al 65% in questo caso, e riesce a bloccare il tiro avversario, il resto non cambia, per cui non perdiamo tempo. È assediante, si può nascondere in foresta, Aristia, Furia di Zeus su, per 90 secondi su un nemico distante 100 metri al massimo, meno 50% all'armatura, buona da usare anche in questo caso su un'unità molto forte dell'avversario, un eroe o un'unità molto molto importante. Togliergli la metà dell'armatura è tanto. Condottiero degli uomini, per 40 secondi su se stesso e sugli alleati in un raggio di 40 metri, più 15% alla difesa e all'attacco corpo a corpo. Bonus in più, non una cifra eccezionale perché si parla sempre di percentuale e non è una percentuale altissima, però può servire. Nessuno resta in piedi per 10 secondi su un alleato distante al massimo 30 metri e con un'area comunque d'effetto di 30 metri, più 15 la difesa corpo a corpo, più 20 l'attacco corpo a corpo. Furia cieca diventa incontrollabile attaccando i nemici vicini in battaglia. Buona, perché magari lo usate su dagli alleati con oltretutto un'area d'effetto di 30 metri impegnati già in corpo a corpo, è chiaro che a quel punto il malus della furia cieca diventa meno importante, ma andate a rafforzarli parecchio. Quindi passiamo alle fanterie. Le affiliate, fanteria leggera con lancia e scudo, poca, scarsa l'armatura, solo di 20, con uno scudo che blocca il 40% del tiro, il morale buono, tutto sommato di 50, buona, la velocità di 48, attacco corpo a corpo normale di 35, anche la difesa corpo a corpo per un'unità iniziale di 32 non è male, il danno è di 63 con bonus contro grandi, danni standard 22, solo 3 penetranti, bonus contro unità grandi di 5, l'intervallo d'attacco di 4 secondi, inesistente il bonus di carica, solo 5. Si può nascondere nella foresta ed è cauto, costante su se stesso. Ci sono da un meno 10 all'attacco corpo a corpo, meno 10 al morale dell'unità avversaria. È un'unità che abbiamo trovato, i lancieri giovani, ecco. In grosso modo con buona velocità anche per inseguire i tiratori avversari. Spadaccini amazzoni, fanteria media con spada e scudo, velocità di combattimento buona, bassa l'armatura con scudo. Sì, come armatura si va quasi in pigiama in battaglia, solo 15 con lo scudo che blocca il 40% del tiro, non male il morale di 55, buona la velocità di 50, molto buona la velocità di 50, attacco corpo a corpo, difesa corpo a corpo non male, l'attacco scarsa, la difesa 35-24, il danno è di 119 con 24 standard, ben 14 penetranti in un ottimo intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, si può nascondere nella foresta e anch'essa è cauta. Assalitrici amazzoni, fanteria leggera con lancia a due mani, velocità di combattimento eccellente da assalto, quindi come abbiamo visto queste unità qua è bene usarle per fiancheggiare, per colpire alle spalle, caricate l'unità, sfruttate tutto il bonus di carica, tornate indietro e caricate di nuovo. Armatura, qui siamo in mutande, armatura è soltanto di 10, morale attenzione è di 45. Buona, molto buona anche in questo caso la velocità di 55, l'attacco corpo a corpo e la difesa corpo a corpo sono comunque sui 30, quindi bene, anche se non benissimo, il danno è di 70 con bonus contro unità grandi,
standard 31 penetranti 7, bonus contro unità grandi di 5, in un intervallo d'attacco di 5 secondi e mezzo. Discreto, il bonus di carica di 22. Si può nascondere nella foresta, apritevi e caricate su se stessi più 30% di bonus di carica, meno 15% però di difesa corpo a corpo. Fedeli al giuramento, fanteria media con lancio e scudo da prima linea, quindi un'unità utile per mantenere il fronte principale, e con scudo l'armatura bonina di 45 con scudo che blocca il 40% del tiro. Soltanto però essere un'unità da prima linea con uno scudo del genere è poco. Discreto il morale di 50, normale la velocità di 37 per unità media, attacco corpo a corpo di 35 è buono, meglio ancora la difesa 40. Il danno è di 90 con bonus contro unità grandi, 28 i danni standard, 8 i penetranti con bonus di 10 contro unità grandi in un intervallo d'attacco di 4 secondi, che è buono. Bonus di carica inesistente solo di 8. Si può nascondere nella foresta e fino alla fine costantemente su se stesso. Se i punti saluti scendono al di sotto del 50%, più 12 all'attacco e alla difesa corpo a corpo, buona abilità. Lance nere, fanteria leggera con lancio a due mani da assalto, non ve lo sto a ripetere, bassa armatura, carica eccellente. Sì, l'armatura è bassa, solo 25, buono il morale di 55, buona la velocità di 48, molto buono l'attacco corpo a corpo di 50, anche la difesa corpo a corpo comunque sia non è male di 38. Il danno è di 83 con bonus contro grandi e bonus contro guerrieri con ascia, danni standard 23, penetranti sono 10, bonus contro unità grandi è di 10, di 10 anche il bonus contro guerrieri con ascia, intervallo attacco 4 secondi, molto buono, sì, eccellente, la carica di 31. Ricordatevi, è un'unità di assalto, si può nascondere nella foresta, fiera determinazione costante su se stesso, fuori uso se il livello del morale è più basso del 50%, più 8 ai danni causati dalle armi, più 12 nell'attacco corpo a corpo, più 8 il bonus di carica, immune alla psicologia, quindi immune a paura e terrore. Ottima, buona abilità, perché l'ho utilizzata soprattutto all'inizio, ho utilizzato in carica, è molto buona. Apritevi e caricate su se stesso, più 30% di bonus di carica, ma un meno 15 alla difesa corpo a corpo. Le Orinites, fanteria media con asce scudo, con scudo, danni perforanti, quindi attenzione, esperta di danni, unità specializzata nell'infliggere danni al nemico, sarebbe saggio eliminarla prima che riesca a colpire, quindi cercate di focussarla al limite con attacchi a distanza, tanto per indebolirla già prima. L'armatura non è niente di che, è solo un 35 con lo scudo che blocca il 50% del tiro. Buono il morale di 58, normale 37 la velocità per un'unità media, buono l'attacco corpo a corpo di 48, molto buono, così la difesa corpo a corpo di 31, il danno è di 80 con penetrazione dell'armatura, 15 danni standard, 16 penetranti con un intervallo d'attacco di 3 secondi e 9, il bonus di carica niente di che, solo 18. Si può nascondere nella foresta fino alla fine, l'abbiamo già vista, fino in fondo anche questa l'abbiamo già vista, può rafforzare un alleato, buone abilità, buone entrambe queste abilità. Conta un'armatura non molto buona. Le Andromachi, fanteria media con spada e scudo, esperta nel corpo a corpo, quindi attenzione, però sconta anche in questo caso un'armatura niente di che, solo 35 con lo scudo che copre il 60% del tiro nemico, ottimo il morale di 62, velocità standard 37 per unità media, attacco corpo a corpo è comunque solo di 35, non un attacco corpo a corpo veramente eccezionale, molto buono direi invece la difesa corpo a corpo di 45, il danno è di 138 senza bonus particolari,
32 danni standard, 12 penetranti in un intervallo d'attacco molto buono di 3 secondi e 2. Inesistente la carica, solo 9. Incoraggia, quindi dona un bonus al morale degli alleati vicini e si può nascondere nella foresta. Nessuna unità che per ora abbiamo visto si può nascondere nella boscaglia. Vergini guerrieri, fanteria pesante con lancia e scudo da prima linea, corazzate con scudo, esperta nel corpo a corpo. Questa sì che è un'unità da prima linea veramente. È un'armatura di 70 con lo scudo che copre il 60%, ottimo il morale di 60. Standard, se volete, la velocità di 28 per unità pesante. Non un granché l'attacco corpo a corpo di 29, ma questa è un'unità da prima linea, deve reggere il fronte, quindi deve essere buona soprattutto, e lo è, in difesa di 54, difesa corpo a corpo. Il danno è di 58 con bonus contro unità grandi, il danno standard è di 20, solo 3 penetranti. Bonus contro unità grandi 5 in un intervallo d'attacco di 4 secondi, inesistente il bonus di carica, solo di 8. Si può nascondere nella foresta, implacabile, quindi costantemente su se stesso, è immune alla psicologia, quindi è immune a paura e terrore, ed è disciplinata, quindi non incorre in penalità morale se l'eroe muore o va in fuga. Nebbia rossa, costante su se stesso, ma è fuori uso se uccide più di 100 nemici. Resistenza infinita, questa unità non perde mai resistenza nemmeno durante le azioni più faticose. Può correre per bilanciare il fatto della scarsa velocità per unità pesante e non vi stancate. Le aristomachi, fanteria pesante con spada e scudo, anch'essa da prima linea, eccellente il morale, corazzata e con scudo, sì, eccezionale armatura di 85 con scudo che blocca bene il 75%, eccezionale il morale di 70, la velocità è quella di un'unità pesante, quindi 28, attacco corpo a corpo molto buono di 44, ancora di più la difesa di 60, dato eccezionale. Il danno non ha però bonus particolari di 160, 35 di standard buoni, i penetranti di 16, in un intervallo d'attacco eccezionale di 3 secondi e 2, buono anche tutto sommato il bonus di carica di 22. Incoraggia, si può nascondere in foresta fino alla fine, e implacabile, cose che abbiamo già visto. Fanteria da tiro, i frombolieri, fanteria leggera con frombole, difesa mediocre, combattente boschivo, quindi attenzione, questa unità usa a proprio vantaggio le aree coperte da vegetazione, ottenendo un bonus all'attacco e alla difesa. Interessante, eravamo fin qui abituati ad avere il bonus offensivo dato dalla caso. Vi dà anche un bonus all'attacco, interessante. Qui siamo davvero in mutande e forse magari anche senza quelle, l'armatura è solo di 5, il morale, attenzione, è solo di 40, velocità di 48, normale per un'unità leggera, attacco corpo a corpo, parola sconosciuta, solo 7, come del resto la difesa, solo 10. Questi ragazzi, se ve li prendono, vi si squagliano istantaneamente, però hanno un danno di 75 con il solito problema di questa unità, secondo me, in Troy. Danno standard, come vedete, di 16, il danno penetrante è di 8 per unità del genere, hanno i pugnalini mitri, si torna lì. Bonus di carica che non esiste, solo 4, 22 le munizioni, portata a 160, danno proiettili 19, 10 di standard, solo 2 penetranti in un tempo di caricamento di 6 secondi e 4. Si può nascondere nella foresta. Fromboliere con scudo, fanteria leggera con frombole, combattente boschivo, portata arma a distanza ottima e anche uno scudo. Qui siamo in mutande, ma con uno scudino che vi copre il 40% del tiro nemico, quantomeno. Attenzione al morale di 47, la velocità è 37, poca per un'unità leggera. Probabilmente è stato dato il fatto che ha lo scudo per rallentarla, però è penalizzante un po'. Attacco corpo a corpo, difesa corpo a corpo, qualcosa possono dire, hanno 20. Chiaramente non è che penserete di affrontare gli avversari con in prima linea questi, ma nel caso dovesse andare un po' a tappare una situazione, vabbè, qualcosa possono fare.
di danno di 113 con 24 standard, i penetranti si arriva bene a 12 su un intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, vabbè. Bonus di carica quasi inesistente, 10, 22 le munizioni portate a 180, danno da proiettili di 38, danni standard 16, penetranti 5, in un tempo di caricamento di 5 secondi e 6. Si può nascondere questa unità nella boscaglia e anche nella foresta. Prima unità che vediamo che si può nascondere nella boscaglia. Arciere Amazzoni, fanteria leggera con arco, combattente boschivo, eccellente la precisione, buona gittata. Siamo mutante, armatura è di 5, senza scudo, quindi attenzione. Attenzione anche al morale che è solo di 40, la velocità di 48 risale ed è più giusta rispetto anche all'unità di prima. Attacco e difesa in corpo a corpo non utilizzatemi, grazie, sta dicendo, a 8 di attacco 16 di difesa, danno di 75 con 16 standard e i soliti pugnaletti mitril, 8 i penetranti, intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, il bonus di carica non c'è, 4, 23 le munizioni portate a 165, danno da proiettili 21, 18 di standard, ben 7 i penetranti per un'unità iniziale di arcieri, non male. Si può nascondere solo nella foresta questa unità, però non lo so, mi convince poco, ci stava anche la boscaglia secondo me, e secondo me lo andranno a pacciare. Abilità anche di raffica, un nemico distante al massimo 200 metri con area d'effetto 20 metri, spende munizioni dell'unità per ogni raffica, fa piovere raffiche di frecce su un'area. Cacciatrici, fanteria leggera con giavellotto da schermaglia, quindi potete vedere, esprimeggia delle schermaglie, è in grado di avvicinarsi quanto basta per scagliare colpi da distanza e ritirarsi velocemente in un punto sicuro, efficace contro le armi a distanza. E combattente boschivo, armatura di 20 con uno scudo che blocca il 40% del tiro, buono il morale di 52, molto buona la velocità di 52, attacco e difesa corpo a corpo sì, possono aiutarvi, 27 e 36, se avete un problema potete mandare una di queste unità, chiaramente non è il loro, ma se avete un'emergenza qualcosa possono fare. Il danno è di 119 con 25 di danni standard, incredibile il dato dei penetranti, 13, bah. 3 secondi e 2, eccellente l'intervallo d'attacco, bonus di carica di 11, 13 le munizioni portata a 90, 34 danno proiettili con penetrazione dell'armatura, 16 i standard, ben 24 i penetranti, e tempo di caricamento però di 12 secondi, un'unità molto buona secondo me questa, l'unica unità di giavellotti a disposizione, ma veramente molto molto buona, e un'unità che secondo me quando avrete finito le munizioni potrete portare alle spalle dei vostri avversari, perché comunque in corpo a corpo qualcosa possono dire e hanno un buon danno anche con un incredibile danno penetrante. Si può nascondere sia nella boscaglia che nella foresta. Le prescelte di Ippolita. Fanteria leggera con arco. Bassa armatura, precisione eccellente. Combattente boschivo. Siamo in mutande, senza scudo. Tensione al morale di 45. Buona, la velocità di 48, ma standard per un'unità leggera. In corpo a corpo l'attacco è di 14, la difesa è di 25, quindi salvatevi. Danno di 75 con 16 standard, 8 penetranti, intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, non c'è bonus di carica, solo 6, 24 le munizioni, buona la portata di 170, il danno da proiettile di 33 con 24 standard, buoni i 12 penetranti per un arciere, tempo di caricamento però di 11 secondi e 2. Si può nascondere solo nella foresta e anche questa secondo me la andranno un po' a cambiare con una patch successiva. Fiera determinazione per se stessi costante, fuori uso se il morale è più basso del 50%, più 8
ai danni causati dalle armi, più 12 all'attacco corpo a corpo, più 8 di bonus alla carica, immune alla psicologia. Abilità che per questa unità non capisco. Vabbè, non capisco molto. Comunque, fiera determinazione, cioè, è un upgrade di quella precedente, vedete, rimane uguale, ma può anche incidere su un alleato distante 200 metri. Raffica l'abbiamo già vista, quindi passiamo alle seguaci di Artemide. Fanteria leggera con arco, tira in movimento, quindi mentre vi spostate potete tirare. Ottima questa abilità. Precisione eccellente e combattivo boschivo. Abbiamo un po' di armatura 35, ottimo, il morale di 65, standard per un'unità leggera la velocità di 48. I corpo a corpo possono dire qualcosa, l'attacco è di 22, la difesa è un buon 32, il danno è di 116 con 27 standard e 10 penetranti in un intervallo d'attacco di 3 secondi e 2. Non avete carica, solo 4, 24 le munizioni, 170 molto buona la portata, con un danno da proiettile di 45, 28 di standard, ben 15 penetranti in un intervallo di tempo di caricamento di 9 secondi 8, quindi sostanzialmente il danno è pieno, come lo potete vedere qua. Tiratore mobile, si può nascondere in foresta e anche qui secondo me ci sarà un cambiamento. Fiera determinazione e raffica. Passiamo alle cavallerie e ai carri. Cavallerizie, cavalleria media con lancio e scudo da assalto, quindi solito discorso, caricate, tornate indietro e ancora caricate, siete a cavallo, grazie di avercelo precisato. Armatura non un granché di 30 con lo scudo che copre solo il 40% del tiro nemico, buono il morale di 60, eccellente, ottima la velocità di 88, attacco e difesa corpo a corpo non male. Soprattutto l'attacco di 45, la difesa di 32, il danno è di 100 con 30 standard, 10 penetranti in un intervallo d'attacco di 4 secondi, molto buono il bonus di carica di 46. Si può nascondere nella foresta, cavalli irrequieti costantemente su se stesso, fuori uso se i punti saluti sono maggiori del 50%, altrimenti avrete un meno 30% di velocità. Ah, per una cavalleria mi sembra un malus non da poco, mi sembra che si dovrà rivedere un po'. Vita del bronzo costante su se stesso, fuori uso se ha ucciso 200 o più nemici, più 15% di danni causati dalle armi. Anche questo non capisco perché deve andare fuori uso se uccidi più di 200 nemici. Anzi la foga, l'esaltazione dovrebbe anche portare a questo. Vabbè, ci sono delle cose che non mi tornano molto. Campionesse Amazzoni, carro pesante con lancio a due mani, da assalto anche questa, è corazzata, molto buona l'armatura di 70 pur privi di scudo, ottimo il morale di 70, molto buona per un carro la velocità di 74, attacco e difesa corpo a corpo valori non eccellenti, soprattutto la difesa solo di 28, il danno è di 84 con bonus contro unità grandi, 34 danni standard, 12 penetranti con bonus di 10 contro unità grandi in un intervallo d'attacco di 5 secondi e mezzo, molto molto buono il bonus di carica di 60. Si può nascondere nella foresta. Le anti-aneirai, cavalleria media con lancio e scudo, esperta nel fiancheggiamento, quindi ragazzi avete dei bonus se fiancheggiate o colpite alle spalle, quindi cercate di usarla in questo modo, ricordandovi che è anche un'unità d'assalto. L'armatura non è un granché però, solo 35 con uno scudo che copre solo il 35% del tiro, molto buono il morale di 65, molto buona la velocità di 92, attacco corpo a corpo buono di 50 e non male anche la difesa corpo a corpo di 35, il danno è di 100 con bonus contro unità grandi, standard i danni sono 40, 15 penetranti, 15 il bonus contro unità grandi in un intervallo d'attacco di 5 secondi e mezzo, molto buono il bonus di carica di 54. Si può nascondere nella foresta, fiancheggiamento migliorato, corso di prima fino alla fine l'abbiamo già visto, quindi non tornerei a perderci tempo. Cavalleria da tiro e carri,
Carro con arciere delle Amazzoni, carro leggero con arco da schermaglia, arma a distanza speciale. Questa unità ha un'arma a distanza speciale con munizioni limitate, risulta molto utile quando si dà inizio ad un attacco. Poca armatura, solo 35, il morale è buono ma non buonissimo di 55, buona la velocità di 74, in corpo a corpo l'attacco e la difesa non sono certo il loro forte, solo 22. Il danno è di 82 con bonus contro unità grandi, 35 danni standard, 10 penetranti, 10 il bonus contro unità grandi in un intervallo d'attacco di 5 secondi e mezzo, il bonus di carica non eccezionale di 34, 50 le munizioni, 120 la portata, danno da proiettili di 54, 24 di standard, 8 i penetranti con un buon tempo di caricamento, 6 secondi soltanto, fare il movimento oltretutto e sposta. Essendo un tiratore a cavallo, tirare in ogni direzione, non solo di fronte a sé. Molto buono. Cavalleria da guerra, cavalleria leggera con arco da schermaglia, tira in movimento a cavallo, grazie. Inesistente l'armatura, siamo a cavallo, ma siamo in mutande a cavallo, solo 15. Buono il morale di 60, ottima, ottima la velocità di 103. Attacco corpo a corpo e difesa corpo a corpo non sono il loro, 25 e 28, il danno in corpo a corpo di 75, 16 di standard, 8 i penetranti in un intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, il bonus di carica, così così, non è un'unità di cavalleria da carica ma siete arcieri a cavallo, è di 28, 38 le munizioni, 100 la portata, 35 il danno da proiettili con penetrazione dell'armatura, 10 danni standard, ben 14 penetranti in un tempo di caricamento di 7 secondi. Abbiamo già visto che spara in movimento e tira in ogni direzione. Indistruttibile per 20 secondi su un alleato distante al massimo 200 metri, lo rende irriducibile. Passiamo alle Hippotoxotai, cavalleria media con arco, tira in movimento. Armatura poca, 30, morale attenzione 50, buono ma non buonissimo, ottima la velocità di 92, se corpo a corpo si torna lì, siete arcieri a cavallo, quindi 30 e 28, il danno è comunque di 160 con 35 standard, ben 16 i danni penetranti, fate corte in mitril ancora una volta, intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, eccellente. Bonus di carica poco, solo 20, ma si torna lì. 28 le munizioni, 160 la portata, danno da proiettile di 45, con 35 standard, ben 14 penetranti in un tempo di caricamento però di 11 secondi. Fare il movimento, tiratore a cavallo. Poi, le Toxo Annasses, cavalleria leggera con arco da schermaglia e tira a movimento. Siamo in mutande e maglietta, armatura di 20, buono il morale di 55, eccellente la velocità di 92, sufficiente l'attacco corpo a corpo di 30, la difesa invece di solo 24, il danno è di 160, 35 danni standard, ben 16 penetranti, non aggiungo altro, intervallo d'attacco eccezionale 3 secondi e 2, il bonus di carica non è scarso, anzi tutto sommato per questo tipo di unità è 30, 40 le munizioni, si cala un po' troppo forse di portata, si scende a 140 e non ne capisco tanto il motivo, il danno dei proiettili è di 43 con 19 standard, solo 6 penetranti rispetto a questi, non capisco anche qui, veramente non capisco, fate meno danni rispetto a questi, vabbè, e soltanto 6 penetranti, vabbè, però il tempo di caricamento è 5 secondi e 8, dipenderà dal tipo di arco, non lo so, però non anche in questo caso non mi convinco certe statistiche, scusate. Incoraggia gli alleati, quindi dà un bonus al morale, fare il movimento, tiratore a cavallo, implacabile, l'abbiamo già visto, indistruttibile, lo abbiamo già visto. Chiudiamo con le creature mitologiche,
Centauri esploratori, cavalieri con giavellotto, buono il morale, scarsa mediocre difesa, danno perforante. E siamo ai mutanti, armatura solo di 10, attenzione al morale che è 48, la velocità è buona di 92, nel corpo a corpo siamo scarsi, attacco e difesa 26 e 20. Difesa, scusatemi, il danno è di 60 in corpo a corpo, 19 standard a 5 penetranti in un intervallo d'attacco di 4 secondi, bonus di carica di 24, 20 di munizioni di comportata 110, danno proiettili di 30 con penetrazione dell'armatura, 10 di standard, 12 i penetranti in un tempo di caricamento di 7 secondi e mezzo. Schieramento d'avanguardia, quindi può andare nella zona non prettamente di schieramento, si può nascondere in foresta, spara in movimento e tiratore a cavallo. Non lo so, giavellotto per giavellotto, allora mi piacciono più le cacciatrici, e comunque hanno già di 52. Vabbè. Sirene, unità leggera, combattente boschivo, attacco mediocre, arma a distanza speciale. Siamo in mutande, grosso modo, mutande e maglietta, 15 di armatura, buono il morale di 60, la velocità di 48 dato standard per unità leggera, il corpo a corpo non è il suo assolutamente, 15 e 20, il danno è di 125 con 26 standard, 14 i danni penetranti in un intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, non c'è carica, solo 5, 27 le munizioni, 180 la portata con danno da proiettili senza bonus, 18 i danni standard, 7 i penetranti in un tempo di caricamento di 5 secondi e 6. Si può nascondere nella boscaglia della foresta e come canto della sirena forza l'obiettivo ad attaccare il provocatore. Unità che a me non convince. Centauri anziani, finiamo con loro, cavalleria media con arco, danno a distanza eccellente, velocità di combattimento buona, morale buono. Abbiamo un'armatura di 50, ottimo, il morale di 70, ottima, la velocità di 89, nell'attacco corpo a corpo sufficiente 35, al limite la difesa 28, il danno comunque di 125 con 26 standard a 14, ben 14, i penetranti in un intervallo d'attacco di 3 secondi e 2, poco, bonus di carica di 20, 30 le munizioni, 145 la portata, danno da proiettili senza bonus particolari, 22 di standard, 8 i penetranti in un tempo di caricamento di 6 secondi e 8. Incute paura negli avversari. Tiramento d'avanguardia, interessante, si può nascondere nella foresta, spara in movimento ed è tiratore a cavallo. Questa è un'unità che può avere un senso a differenza delle altre due precedenti delle creature monitologiche. Secondo me questa è un'unità che può essere interessante anche per il fatto che si può schierare in avanguardia, lo nascondete nella foresta, è tiratore in movimento e tira in ogni direzione, i danni da proiettili non sono male e una volta finiti i proiettili può, caricando alle spalle, dare fastidio, avendo anche una buona armatura, è un'unità che delle tre mitologiche la più interessante. Bene, abbiamo finito ragazzi, se il video vi è piaciuto e volete darci una mano, state tranquilli, non vi costa niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se volete darci un doppio aiuto lasciate un like e se volete scrivete un commento, vi serve a far crescere il canale, grazie a tutti quanti voi. Bene, come sempre dal vecchio bastardo, è stato un vero piacere, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.